Noi partecipiamo esclusivamente a Artissima e abbiamo, siamo stati a due edizioni della Fiera di Roma e ad Artissima partecipiamo stabilmente, non abbiamo altre partecipazioni in fiere italiane. Partecipiamo con un importante e centrale nuovo lavoro di Francesco Vezzoli, italiano, un lavoro di un altro artista italiano, dell'altro artista italiano con cui lavoriamo, che è Lara Favaretto, Gabriel Curi, Pablo Bronstein, Mike Nelson, Neil Campbell, Jason Dodge, Henry Colesen e Martino Gamper. Questi sono gli artisti che quest'anno esponiamo in fiera. Quest'anno abbiamo portato il lavoro di Michael Selstorfer, che è un artista tedesco, e il lavoro si chiama Black Forest, Foresta Nera, ed è, diciamo, il lavoro si basa su una connessione internet, quindi quello che vedete sul monitor è in tempo reale quello che appunto sta succedendo in questa foresta in Germania, che non è però la Foresta Nera. E l'artista è intervenuto nella foresta dipingendo un perimetro nero. Ha dipinto una porzione del terreno in nero. L'idea di mostrare soltanto un'opera è un progetto specifico che il gallerista della galleria ha, diciamo, porta avanti da 4 anni, in cui fa freeze. Allora, abbiamo portato Piotr Uklansky, Christian Holstad, Aaron Young, Rashid Johnson, Elad Lastri e Carrie Upson. Tra gli altri, quelli esposti sono questi. C'è molta affluenza, molto interesse, fanno molte domande, ci sono molte persone giovani, quindi decisamente interessante. La fiera di Frieze abbiamo portato Natalie Jurberg, vincitrice del Leone d'Argento alla Biennale di Venezia di 2 edizioni fa, e abbiamo portato delle nuove sculture. E ha anche una mostra in corso alla Camden Art Center, qua a Londra, oltre a una mostra in America itinerante al Walker Art Center in Minneapolis, che andrà al New Museum e poi a Yerba Buena a San Francisco. Quindi abbiamo pensato di dedicare un solo booth a lei. Dall'inizio ho partecipato a Frieze, per cui è una delle fiere più interessanti che c'è, oltre a Basilea, penso. Per il pubblico, per l'attenzione, la città è ricca di musei, di istituzioni, quindi è un crossover internazionale di tutto il mondo. Sì. La fiera sta andando molto bene, penso anche per i miei colleghi, abbiamo venduto tutto, sia a collezionisti inglesi, italiani e in Asia. Allora, Frieze di quest'anno abbiamo scelto 4 artisti. E sono Dan Rees, Simon Denny, Pennacchio Argentato e Ellen Martin. Questi 4 artisti in realtà li abbiamo esposti in 2 tempi. Il giorno dell'inaugurazione, quindi mercoledì scorso, abbiamo esposto una grande installazione di Simon Denny. Invece rimane ancora in allestimento un video di Ellen Martin, Dust and Piranhas, che è un video che è stato coprodotto dalla Serpentine di Londra. Ellen Martin è un artista di 25 anni che ha iniziato a lavorare con noi nel febbraio del 2010 ed è attualmente tra gli artiste più interessanti, emergenti e promettenti del panorama anglosassone. Da ieri invece abbiamo esposto 3 nuove sculture del collettivo Pennacchio Argentato. Sono 2 artisti, Pasquale Pennacchio e Marisa Argentato, che hanno, diciamo, di base hanno studiato alla Städelschule, la scuola d'arte di Francoforte. Presentiamo 3 nuovissimi lavori, 3 sculture, 2 a parete e 1 freestanding, e che sono una riflessione sull'utilizzo dell'immagine bidimensionale all'interno dello spazio. Uno stand che ci caratterizza, con cui ci identifichiamo molto, di artisti della galleria che provengono appunto dalla nostra storia e che gradualmente nell'arco degli ultimi anni si stanno affermando nel panorama internazionale. Frieze è una fiera riconosciuta ormai a livello internazionale, una fiera molto molto selettiva, che accoglie, che seleziona soprattutto i progetti delle gallerie, non soltanto il nome della galleria ma soprattutto il progetto, ed è una fiera dove noi ci sentiamo abbondantemente a casa già da diversi anni, per sensibilità, per accoglienza, per feedback dei collezionisti, dei curatori, eccetera.
Allora, abbiamo portato Carl Endel, che è un artista di Los Angeles che tratta principalmente disegno, quindi abbiamo un cavaliere disegnato con un tratteggio molto fine. Poi abbiamo portato Tim Rollins, NKOS, che è un artista americano molto affermato che avrà un importante personale a Basel nel prossimo gennaio. Poi abbiamo Matt Collishaw, che è uno dei reduci della Young British Artists, quindi un artista molto riconosciuto in Gran Bretagna, uno dei più affermati. Poi abbiamo anche un italiano che è Danilo Correale, ragazzo giovanissimo. L'anno scorso è stato l'unico rappresentante italiano a Manifesta. James Yamada, che è un artista americano che tratta molto del rapporto tra la natura e la tecnologia, il modo in cui queste hanno interagito, il modo in cui spesso la tecnologia impedisce, anzi sfrutta la natura. E che in questo caso abbiamo questo uccello che è rimasto intrappolato sotto un cono gelato e quindi per muoversi nel mondo è costretto a girare con uno screen, quindi un GPS. Poi abbiamo Padraig Timony, che è un pittore irlandese, la cui cifra stilistica è quella di utilizzare le più disparate cifre stilistiche. In questo caso abbiamo una pittura figurativa, ed è poiché questo artista ha vissuto per un periodo a Napoli, noi siamo una galleria di Napoli. Poi abbiamo un artista un po' più intimista, che è Glenn Sorensen, quindi una pittura molto più lenta, molto più basata sulla bellezza della vita di tutti i giorni. In questo caso sono dei gerani che lui ha in casa, quindi rappresenta un po' la bellezza che ha attorno alla sua vita. E infine abbiamo Cheney Thompson, che è un artista americano. Questi sono due lavori dell'ultima personale che abbiamo avuto in galleria. Allora, abbiamo portato alcuni lavori, una scultura e alcuni lavori su carta di Rachel Whitered, con cui abbiamo inaugurato appena la settimana scorsa una mostra a Roma. Poi abbiamo portato un lavoro, un cosiddetto mud work, perché fatto con degli elementi naturali, di Richard Long, con cui abbiamo fatto numerose mostre. Poi abbiamo portato un artista giovanissimo che si chiama Eddie Peake, che abbiamo esposto nella parte esterna dello stand, ed è un artista inglese. Poi abbiamo portato Emilio Prini, che è un artista, è uno dei primi sei artisti dell'arte povera, un artista leggendario che ha pochissimi lavori nel mondo, in musei, molto ricercato, molto difficile. Chris è sempre una tira interessantissima. Poi Lorcan, che ha fondato la galleria e ha lavorato per molti anni qui a Londra, per cui anche un pubblico e diciamo un contesto che conosciamo bene, quindi è sempre un'ottima esperienza, è un'ottima fiera da ogni punto di vista, per cui in uno stand, soprattutto quando non è molto grande, devi fare comunque una scelta. Quindi qualche italiano noi l'abbiamo sempre portato, è difficile portare spesso gli italiani perché uno fa tanti ragionamenti diversi e anche funzionali proprio all'aspetto espositivo, per cui neanche necessariamente commerciale. Per cui secondo me non ci sono tanti artisti italiani ben rappresentati nel mondo, per cui ce ne sono pochi, perché sono pochi quelli che sono valorizzati da gallerie, diciamo, importanti. Per cui...